Allora, intanto voglio ringraziare ciascuno di voi che in una giornata difficile, quale quella del giovedì antecedente le vacanze di Natale, la solennità del Natale, una giornata piena di cose di lavoro, abbiate trovato il tempo di venire alla presentazione di un libro, perché già questo è una notizia, già questa è una prima bella cosa, quindi ringrazio ciascuno di voi. Un doppio ringraziamento agli storici amici di Salotto dell'Eleganza, li potrei definire così, perché quando abbiamo organizzato questa originale serie di conversazioni sul bon ton, sull'eleganza, sul bello, le abbiamo fatte in tutta Italia e poi siamo andati a finire negli Stati Uniti, tante volte le abbiamo fatte a Washington, a New York, beh, devo dire che una delle più belle che tutti mi ricordano è quella conversazione che facemmo a Milano con Pierluigi Sanfelice di Bagnoli e il nostro amico Francesco Serra di Cassano che vi presentavo poco fa, ricordando peraltro Mario D'Urso, che mi farà piacere in questa occasione che Francesco ci dirà anche magari due parole per degli appuntamenti editoriali adulti, seri, da qui a poco. Questa è una bella provocazione quella di stasera, perché nasce una dal sottoscritto, ma anche dagli stimoli che mi avete dato ciascuno di voi, tanti di voi, in tantissimi anni avete concorso a costruirmi come persona e di questo me ne sono molto grato. Come personaggio devo capire se vi devo ringraziare o mi avete, rovinato, però sicuramente mi sono divertito e quindi vi dico che Netiquette nasce in modo molto felice, molto fortunato, perché nel giro di questi ultimi due anni facevamo un ragionamento sullo stile di stare nella rete e forse il libro lo volevo proprio scrivere come una specie di bestiario di tutte cose volgari che non vale la pena vedere sulla rete, che pure abbondano sulla rete, e quindi avrei voluto fare un libro molto divertente su una serie di stati volgari che la gente non si rende conto e quindi intende condividere. Poi, come tutte le cose della mia vita, sapete che mi occupo del premio Eccellenza Italiana con un grande sforzo, forse anche un po' eccessivo, perché cerchiamo di raccontare un'Italia che funziona, un'Italia del bello, un'Italia del giusto, del sano, e quindi perché poi fare il libro sulla ineleganza, sulla volgarità? Era meglio provare a fare un libro sulle best practice dell'eleganza, che poi questa eleganza, proprio lor signori, qualcuno di fronte, mi ha suggerito che poi non si tratta di saperne una più del diavolo, ma solo una serie di cose di buon senso, di buon gusto, e poi dal confronto, non vi nascondo, che il mio primo smoking l'ho comprato con Pierluigi Sanfelice e che quando devo la mattina indossare qualche cravatta e mi risponde al telefono, giochiamo io e Carlo sulla scelta della cravatta. Per cui nacque così il Salotto dell'Eleganza e Maurizio Marinella ci raggiungerà dopo, ma ci siamo incontrati oggi pomeriggio perché non immaginavo che lui dicesse sì vengo, invece ha pigliato libre, non mi devi fare la dedica, ma fare la foto. Quindi anche un Maurizio Marinella super social, così come lo sono stati gli altri amici che poi sono un po' nell'esperienza del Salotto, e invece gli altri che devo dire sono fioriti sia negli Stati Uniti che a Milano. Quindi l'idea di stasera incontrarci per presentare un libro molto mi appartiene, perché mi sembra, ecco, di stare davvero a fare il Salotto dell'Eleganza. Due parole le ho volute dire nel video che ho fatto prima dell'inizio dei nostri lavori, perché ho voluto dire due parole sul palazzo e così magari, ecco, qualcosa di bello, di serio ce lo potrai ancora favorire, Francesco, perché ho voluto ricordare la figura immensa dell'avvocato Marotta. Ed io vi devo anche confessare l'emozione di presentare qui il libro, il mio primo libro, best seller di Amazon. No, io ricordando Gerardo Marotta mi permetto di dire che la mia di stasera è un libretto, è un quaderno, è la prima pubblicazione di un quaderno dei social che vorrei, ecco, anche attraverso il vostro ausilio, il vostro sprone. Oggi si parlava di Instagram in ufficio, mi fa
farebbe molto piacere, ecco, che fosse la prima provocazione di un percorso umano nel quale dobbiamo andare a mettere in rete, nel web, nel 4.0, nell'economia 4.0, dobbiamo andare a mettere i nostri fenomeni editoriali, i nostri fenomeni imprenditoriali e i nostri fenomeni commerciali. E allora a questo punto il primo messaggio del libro che porta alla vostra attenzione è che l'eleganza è un segno contraddistintivo, buonasera carissimo, l'eleganza può essere un valore aggiunto nel ragionamento competitivo, nell'agone della comunicazione, perché di fatto l'eleganza ti può contraddistinguere. E allora vedete che ho risposto anche a come doveva essere impostato il libro: o facevamo il bestiario o facevamo l'elenco delle best practice sull'educazione e sull'eleganza. E mi è sembrato quindi opportuno scegliere la seconda, dicendo che oggi, se sei una persona davvero ben educata, e quindi vuol dire sempre informazione, sempre attento, sempre a capire il contesto geofisico nel quale ti muovi, perché l'educazione di un territorio non è l'educazione di un altro, e alle volte dei modi di comportarsi sono stantise, sono e quindi manco più eleganti, ma desueti se appunto ti muovi in un altro quadrante fisico del nostro globo. E allora ecco che una serie di luoghi comuni, potrei dire, ho voluto mettere qui, però attualizzati al tempo al 4.0. Infatti, una cosa che vi inviterei poi a vedere per gli amici che sostengono il libro e la provocazione, sono alcune delle parole magiche. Allora, la prima è che io mi auguro che stasera nascano dei nuovi profili social. Quindi il primo augurio che faccio al libro e faccio a me stesso è che qualcuno di voi che non è presente sui social voglia invece partecipare all'agone dell'esperienza social. E questo perché allunga, potremmo dire, la vita, sì, allunga le relazioni, allunga la capacità di poter parlare con chiunque. E poi perché lo strumento non è buono o cattivo, lo strumento c'è. E se tu i contenuti muovi il bene, promuovi del bene in modo accelerato, se fai del male muoverai purtroppo, ahimè, del male. Quindi mi ha fatto molto piacere, voglio ringraziarlo pubblicamente, Francesco Rippa, che è l'ideatore, il pensatore, il fondatore del Fenalca, che però mi ha anche molto concorso a dire: ma perché non lo presentiamo a Napoli all'Istituto di Palazzo Serra di Cassano, all'Istituto Italiano degli Studi Filosofici? Ecco, lo voglio ringraziare, perché il taglio che ha voluto dare in una Napoli dell'eleganza, con la loro complicità, è stato quello dell'eleganza. Ma voglio ringraziare pure l'esperienza bellissima che abbiamo fatto a Casoria davanti a tantissimi giovani in un centro sportivo, dove abbiamo parlato, grazie ad Espedito, dove abbiamo parlato di web dependence, questo fatto che tutti questi ragazzi all'ora di pranzo devono stare con questi telefoni in mano, che è una cosa assurda, volgare, un disastro. Dopo io vorrei che tu dicessi due parole, perché tu non ti potevi allontanare da Napoli quel giorno, ma avresti dovuto dire che disastro, hai detto due parole, poveri ragazzi. Che disastro e poveri ragazzi, due parole, quindi dite quattro, vabbè, quindi non ne dirai oltre. E la cosa singolare è che oltre alla web dependence anche il cyberbullismo, lo stalking, quando io collega di ufficio ti attacco, oppure io compagno di scuola ti attacco e ti sottopongo a delle vessazioni. Ecco, quelle sono le cose cattive, le patologie. Invece io ho voluto molto dedicare il libro, e quindi mi piace che nelle presentazioni ci siano, sono andato in una scuola in Val di Fassa, io ho iniziato a presentare il libro veramente sui piccoli territori, perché al Senato della Repubblica, e così ti lancio un'altra bella provocazione, presentammo Wow, il Business Forum delle Meraviglie. E allora l'impegno lì fu quello di andare a parlare nei piccoli comuni e nelle piccole realtà, grazie al web, ridare centralità ai piccoli paesi, ai piccoli centri. E quindi è bello che sono stato in questa scuola ladina in Val di Fassa a parlare a questi giovani spettacolari, ma perché erano spettacolari le strutture, tutti si preoccupavano di dirmi: sai, questa è la scuola provvisoria, venite a vedere le nostre scuole provvisorie. E poi ci
Le nostre, venite a vedere le nostre definitive, venite a vedere le nostre definitive. Ma poi anche questi docenti, insomma, è importante andare nelle scuole. È un'esperienza bellissima che faremo. Voglio ringraziare Flavio che già si è offerto di farla a Salerno, addirittura in Camera di Commercio. Voglio ringraziare gli amici che domani sera ci ospitano in un teatro a Roma sul tema delle fake news, sono con il professor Germano Dottori. È una coperta molto elastica quella di Netiquette, perché se vedete poi il fil rouge che lega tutti questi temi è appunto il networking, la leadership, che vuol dire lavorare su se stessi e lavorare insieme agli altri, e nella costruzione del networking, carissimo Pierluigi, nell'attesa che si facesse con l'orario, ragionavamo già in diversi amici, ci dicevamo che mancano proprio questi luoghi di formazione del pensiero e dell'economia. E allora chiudo la parentesi che ho aperto dicendo appunto ancora un affettuoso grazie a Gerardo Marotta, e tutta la mia piccolissima provocazione nel dire stasera presentiamo un libro. Quindi vi ringrazio di avermi così tanto incoraggiato, Francesco per primo, Francesco Rippa, che tra l'altro si sta dando da fare con Stefania a dare una mano all'istituto. Ecco, io vi dico che questa è anche una bella azione di dar vita all'istituto, perché queste immagini sono sui social, io voglio portare tanti interessi. Stasera eravamo con un professore che ora non vedo di cinema, non lo vedo più, ma siamo stati assieme per ragionare. Buonasera carissima, buonasera, siamo, accomodatevi pure, buonasera Maria Rosaria. Ecco, buonasera. E eravamo con un professore di cinema e parlavo appunto dei miei colleghi lì al Corriere della Sera a Milano, parlavo di creare in questo istituto dei corsi proprio sulla cultura, sul cinema, perché è importante mettere in dialogo Napoli, una città molto attenzionata in questo momento dal cinema e dalla cultura in generale. E il Nord guarda con grandissimo interesse questo nostro paese. Leadership e networking costruiscono una identity, e poi ci sono quelle parole, ecco, sulle quali mi farebbe piacere, se qualcuno del pubblico ha piacere poi a intervenire, nascono nuovi amori, l'amicizia 4.0, sono un po' i titoletti di queste provocazioni che vi lancio, perché è un libro assolutamente leggibilissimo. Io nel ringraziare, ripeto ancora, ciascuno di voi che ha trovato il tempo di venire, l'augurio lo rinnovo per le belle signore che sono nel frattempo intervenute, e che da questa esperienza di Netiquette arrivino nuovi profili social, perché soltanto, come al solito, se partecipano più persone, se partecipa il bene, allora lo strumento prenderà una conformazione, una via di promuovere il bene, il bello. Altrimenti, se, ecco qua, delle persone adulte, delle persone sagge, sane, buone e giuste non ci sono, è chiaro che lo strumento sarà semplicemente una cosa volgare. Apprezzo tantissimo il contributo che date voi, perché ritrovare Pierluigi su Facebook è stata un'enorme gioia, per cui anche se ho cambiato città e non ci siamo potuti, ecco, ritenere in contatto continuo, invece ecco, c'è stato l'arrivo e quindi il chiudere un cerchio. Avevo convinto nonna che non c'è più, e vi dico da solo pochi giorni, da solo 10 giorni, che mi faceva piacere che mi seguiva su Facebook, di una mamma che pure non voleva mai aprire Facebook e invece ha aperto Facebook. E voglio ricordare nonna in questi saloni, perché chiaramente questi saloni, lo dicevamo didatticamente agli amici che sono venuti a Palazzo Serra per la prima volta, hanno ospitato delle cose mirabili. Avevo pregato, quindi spero che abbia il tempo Francesco di dire due parole, ho ricordato personalmente il gran ballo degli anni 60, allorquando Napoli ospitava i giochi olimpici delle categorie del mare, e quindi questi saloni, questo palazzo e questa famiglia che apre il proprio palazzo per dare un segno di speranza alla città. Ecco, io credo che questo bel momento di incontro, in cui la fisicità di aprire un portone era quella, o di chiuderlo, quella del 1799, credo che oggi il web abbia dato a tutti la possibilità di aprire, ovvero chiudere questo portone, ma sta a noi, dalla guisa che assumeremo nell'aprire o nel chiudere il portone, la scelta. E a questo punto vi leggo
leggo l'unica parte del libro che vi leggo, la trovate nella quarta di copertina, perché io dico, in etichetta dichiaro che se hai un profilo social, la caramella dallo sconosciuto la devi accettare, ma bisogna stare attenti nello scartare la carta. Io credo che questa frase sia un po'... Ecco, tu non accetti caramelle dallo sconosciuto, invece io dico sempre che la devi accettare, ma bisogna stare attento a scartare la carta. Formiamo i nostri giovani a un'intelligenza critica sulla rete? Questa è la grande domanda, secondo me, che ci deve stare. Tu pensa? Ecco, io credo di no, manco io, però dobbiamo fare incontri come questo per formare. E ti voglio aggiungere giusto una cosa proprio tecnica, che mentre tu su Facebook puoi non accettare la caramella dello sconosciuto, io ti chiedo l'amicizia, ma tu magari che... Perfetto, perché Instagram io ti scrivo... Io ti scrivo ed è di queste ore quella roba che vi accennavo per i primi che sono venuti, il calciatore della Juve che scrive al ragazzino trovando un cattivo epiteto sulla rete, il calciatore adulto e famoso scrive, magari ce lo potrà raccontare Salvatore se ne ha piacere, scrive al bambino di 13 anni e lo va ad insultare. Un calciatore uomo insulta un bambino tredicenne su Instagram nel proprio, ecco, è una violenza inaudita. Esatto. Instagram è soltanto una sequenza di immagini che non fanno immagine nel senso di rivelazione dell'identità, ma sono soltanto belle fotografie. Carlo, io però nella pienezza del mio ruolo di moderatore la invito al silenzio, perché ha fatto di tutto per non stare a fianco a voi, perché io ho detto mettiamolo a fianco a loro, non rispettare me, rispetta loro, sì, lui tiene 4 pranzi e 7 cerimonie pubbliche da fare più tardi a cavallo e senza, quindi ha una serie di cose difficili, noi invece ci ritiriamo nelle nostre case. Allora, io avrei molto piacere a dare il microfono a Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, ringraziandolo ancora per la sua presenza qui. Allora, se qualcuno di voi pensa che io avessi da dire qualche cosa su questo libro, non ha capito niente, perché non l'avevo capito neanche io, perché non l'ho letto, non l'ho visto, ne sto sentendo parlare ora, quindi non parlerò di quello. Però, siccome si parlava anche eventualmente di eleganza, mi immagino che un palazzo come questo... Va bene, è di una tale eleganza e di un tale classicismo che un San Felice non può fare a meno di non parlarne brevemente, sperando di non rubare la parola troppo al padrone di casa. Però ricordo al padrone di casa che la casa gliel'ho costruita io 300 anni fa, nel senso che Ferdinando San Felice, il famoso architetto, costruttore naturalmente di palazzi e di scale magnifiche, tanto ardite, tanto snelle, che si guadagnò l'epiteto di Ferdinando lievata sotto, perché la gente si metteva paura di passare sotto le sue scale, così aeree, no? Perché lui aveva tutta questa sua genialità nel progettare, dovuta al fatto che lui in effetti non nasce come architetto, lui nasce pittore e va addirittura nella scuola del Solimena e di lì impara a mettere in pratica, va bene, l'arte dell'architettura, perché Solimena non era pittore ma era architetto. Nasce architetto e muore pittore. Ferdinando nasce pittore e muore architetto. Questa magnifica scala che voi avete visto è veramente... io ho mandato il messaggino su Facebook, ti sto fregando proprio perché ci siamo visti qua e quindi non sapevamo di cosa parlare.
è veramente considerata in senso assoluto una delle più belle scale al mondo, ma non lo dico così tanto per dire una cosa, è veramente considerata fra le più belle al mondo, tanto che non so negli ultimi decenni, ma fino agli anni 70-80 era una scala che veniva visitata soprattutto da studenti che venivano dall'estero, perché nei loro libri di scuola trovavano Ferdinando San Felice con la scala di Palazzo Serra di Cassano e con la scala di Palazzo San Felice ai Vergini. Chi era Ferdinando San Felice e perché ha costruito questo palazzo? È stato effettivamente, oltre che un bravo pittore e un bravo, e diremo un bravissimo architetto, è stato un uomo di ingegno, ma soprattutto il primo palazzinaro probabilmente che abbiamo avuto a Napoli nel Settecento. Perché Ferdinando San Felice comprava, costruiva e vendeva. Tutto quello che voi vedete ai Vergini, naturalmente, io vedo che lei alza la mano, non è assoluto quello che dico, Sì, se lo poteva permettere perché era capace, era bravo, ma soprattutto aveva una committenza importante, perché lui aveva la nobiltà dalla parte sua che voleva essere costruito i palazzi da lui, tant'è che lui non realizza soltanto a Napoli, lui realizza moltissimo fuori Napoli e anche in Puglia, insomma ovunque venisse richiesto un architetto di fama. Diciamo che, come vi dicevo, il palazzo dei Serra di Cassano, per quel che ho potuto ricostruire, ma forse Francesco ne sa più di me, fu proprio commissionato, diciamo così, dal suolo. Per cui lui perché poi diventa palazzinaro? Perché dà il chiave in mano, va bene? Quindi chiunque dovesse, non so, non è tutto vero quello che dico, i Pignatelli se lo fecero restaurare e quindi lui ha costruito la scala nel palazzo Pignatelli, ha modificato lì a Piazza del Gesù i Pignatelli di Monteleone e in altri tantissimi palazzi dell'ex regno. Una cosa divertente, per esempio, che non so quanti di voi lo sanno, ma provo a raccontarlo, e della qualcosa mi pare che ne abbia parlato anche il professor Gambardella, che è uno dei grossi studiosi dell'architetto Ferdinando San Felice. Il Palazzo dello Spagnolo, che tutti attribuiscono a Ferdinando San Felice, è assolutamente di Ferdinando San Felice, solo che Ferdinando non poteva firmare, perché Ferdinando era legato al viceregno spagnolo, per cui quando venne Carlo di Borbone, va bene, lo guardava male e non lo voleva far lavorare. E siccome se lui firmava un progetto, se lui, diciamo così, avesse evidenziato questo suo stile, sarebbe incorso nelle ire del re. Le cose poi piano piano si trasformarono quando il re si accorse che invece era un, diciamo così, un validissimo professionista, ma che il suo legame col viceregno spagnolo era dovuto a fatti contingenti, nel senso che gli spagnoli fecero tanto, tra l'altro, gli austriaci fecero tanto. Scusatemi, ho detto spagnolo, e invece stiamo parlando. Va bene. 28. Vogliamo sapere il tuo profilo Facebook, perché tu sei venuto qua non per rubare la parola a Francesco Serra di Cassano, ma sei venuto qua titolato. Tu hai un profilo Facebook molto efficiente, hai un network, hai un bellissimo network. Una cosa favorevole. Sei presente, che vuol dire che ti sei dato anche un metodo nel corso della giornata, per cui non stai online di continuo. No, io sono figlio di qualcosa e di qualcuno sul web.
web, io sono figlio di Carlo e dei suoi amici che mi hanno immesso e mi hanno insegnato a starci. La cosa mi interessa e mi piace molto perché naturalmente mi diverte moltissimo stare sul web, anche perché il web va bene per una persona della mia età, io non dico per i giovani, perché nessuno più di me preferisce dire tre parole sperando di aver detto tutto, mi spiego, e ci riesco bene col web, perché tu non devi dire, tu devi... non emozionare, ma creare la sensazione. Se riesci a dire un qualche cosa veramente in tre parole, hai risolto tutto il discorso e non solo, ma le aspettative degli altri. Guai a me quando arrivano quelle cose di 10, 12, 15 righe, comincio a leggere per così a pezzi per cercare di capire qualche cosa. Ci capisco poco, però mi diverte, mi interessa e quindi ci sto. Allora poi magari raccogliamo anche qualche domanda per fare un secondo giro. Prima di dare la parola a Francesco Serra, sarei molto lieto se faccio una piccola comunicazione di servizio. Se chiami Maurizio Marinella, perché lui mi aveva pregato alle 7:30 di chiamarlo, che lui fa finta che viene qua, perché... si precipita, no, stavo chiamando a Cristina che ha già capito e quindi il numero lo recuperi dal mio cellulare che qua se vuoi, o il numero del negozio, penso che ce l'hai pure sul telefonino, perché stava al negozio come era presumibile. Francesco, assolutamente. Allora io, visto che Pierluigi ha parlato del palazzo, non parlerò del palazzo, ma non c'è bisogno. Io dico solo una cosa del palazzo che è legata però al suo libro. E noi siamo in questa sala bellissima, no? Che è dedicata a Mattia Preti, il quadro qua dietro. E alcuni anni fa, venendo con alcuni amici restauratori, architetti, che venivano tra l'altro da Venezia, quindi non napoletani, rimasero non solo colpiti dal palazzo, dallo scalone dell'antenato di Pierluigi, ma rimasero colpiti dallo stato di degrado del palazzo, perché in realtà non è un degrado effettivamente grave, diciamo, dal punto di vista architettonico, però diciamo sostanzialmente ci sono una serie di cose che andrebbero restaurate e che tra l'altro non chiederebbero neanche un grosso impegno di spesa. Ma la cosa che ci aveva colpito proprio in questa stanza era che a un certo punto da lì usciva quel buco lì, quella scatatura lì, e che era dovuta al fatto che in un appartamento sovrastante hanno fatto dentro il bagno un canale di collegamento abusivo che aveva prodotto questa cosa, così, in realtà, questo all'interno di un edificio comunque vincolato, no? Allora ci aveva fatto un po' ridere e era così, ma per dire che in realtà io ho avuto un rapporto per anni, e lo ricordava prima Massimo, con Gerardo Marotta, che è stata una persona... nella sua straordinaria varietà intellettuale, però è stata una persona che ha veramente tenuto alto il nome di Napoli attraverso l'attività dell'Istituto di Studi Filosofici, al di là degli aspetti un po' caratteriali, un po' anche pittoreschi, no, del personaggio, però in realtà lui ha fatto di questo centro, in alcuni anni in cui anche difficili di Napoli, della città eccetera, ha fatto di questo centro proprio un baluardo della cultura in una e anche l'ha internazionalizzata Napoli, perché ha portando lui qui e portando poi Napoli fuori, ha fatto vivere, diciamo, culture diverse in un rapporto osmotico importante. Secondo me questo è stato il grande valore di questo posto, ecco, io credo che questo sia un valore culturale che secondo me Marotta non era uno che conoscesse il web, no? Ovviamente, quindi era fuori da questa cultura, diciamo, anche da questi cambiamenti, cose, però non era disattento rispetto a questo. Io ci ho parlato anche negli ultimi periodi, eccetera, e lui apprezzava anche l'idea di poter diffondere attraverso nuovi strumenti di comunicazione i messaggi della filosofia, della cultura, insomma, e utilizzarli in un senso intelligente, no? Che è poi un po' lo spirito del tuo libro. Però venendo invece al libro, che a me ha divertito, perché io l'ho scaricato e quindi preparato. L'ho letto prima. Abbiamo detto, preparato.
Però devo dire che io invece, a differenza, farò una provocazione inversa a quella che ha fatto Pierluigi e più vicina a quella che sostiene Carlo. Dunque, io sono, ricordo, dunque nel io ho lavorato per 25 anni alla Camera dei Deputati e ho lavorato come funzionario della Camera dei Deputati nel settore della comunicazione istituzionale, quindi in un settore che ha una valenza strategica, diciamo, nel modo in cui le istituzioni si pongono. Quando io sono entrato alla Camera, che era il 1990, ero appena laureato da poco, io mi sono laureato alla Normale di Pisa, ero laureato in filosofia, sono arrivato alla Camera e ho avuto la possibilità di entrare in un settore che era un settore strategico all'epoca. Ricordo che i governi erano ancora i governi del pentapartito, Andreotti, Craxi, Forlani, c'erano loro alla cosa, quindi sembrano 100 anni fa, invece erano la Iotti era prima, c'era Gerardo Bianco, poi c'è stato Napolitano presidente della Camera, eccetera. Ricordo ad esempio che la comunicazione istituzionale della Camera, ovviamente internet era agli albori, quindi nel 1990 i telefonini cellulari non c'erano, e ricordo che noi nel 94 con un gruppo di amici sostenemmo una piattaforma di un signore che stava in uno scantinato di Roma, no, per dire com'erano i processi, che poi sono interessanti perché attraverso questi aneddoti si può ricostruire una archeologia, diciamo, della modernità intesa come tecnologie nuove e oggi strumenti di comunicazione del web. Un signore che aveva una piattaforma web, per l'appunto, dentro uno scantinato alle porte di Roma, all'Eur per la precisione, il quale attraverso una nostra idea, intuizione di questi miei amici, io facevo parte del gruppo, ma diciamo non ero io quello che l'aveva intuito, realizzammo una sorta di anteprima, diciamo, della comunicazione istituzionale che si chiamava la Buvette. La Buvette, che prendeva nome dal bar che sta nel transatlantico della Camera e che in qualche modo informava sulla rete di quello che avveniva dentro la Camera, delle proposte di legge, delle situazioni, eccetera. Ed era una cosa abbastanza divertente perché era una cosa nuova, no? Che una aveva. E poi dopo l'IBM arrivò alla Camera, studiò questi progetti, realizzarono una serie di cose e nacque tutto quello che conosciamo oggi. No, era un extranet, usciva fuori in piccole dosi perché nessuno ce l'aveva, anche i computer erano di... Poi uscì il telefonino cellulare e io ricordo tantissimo, tutti noi lo ricorderemo, che molta gente diceva no, io questo strumento mai e poi mai, ma questa è una cosa terribile, orribile, non funzionerà mai, non è una cosa che ci faccio, eccetera. La stessa cosa con i social network, perché la stessa cosa nasce con i social network, con l'utilizzo poi degli smartphone successivamente dopo il 2008. Io devo dire che inizialmente io ho aderito a tutti questi processi, ho il profilo Facebook, l'ho avuto dagli albori, WhatsApp e via dicendo, Instagram, tutto, perché sono dentro, occupandomi di comunicazione istituzionale, chiaramente li utilizzo soprattutto per veicolare determinati messaggi o per conversare con amici che stanno lontano da me, però così. Però devo dire che ultimamente... Nell'ultimo anno ho fatto una scelta inversa di fermare la comunicazione sui social network. Perché? Come una reazione all'imbarbarimento che c'è. Perché io mi sono accorto, chiaramente ognuno valuta il settore nel quale opera, nel quale vive, nel quale lavora, come si trova, eccetera. Però io credo che se voi avete frequentate un po' Facebook, un po' questi social network, Massimo ne racconta molto bene anche lo stile, il modo di interpretarlo nel suo libro provocatorio, perché poi io lo prendo come una provocazione la tua, tu non dai delle ricette, tu dici dai delle indicazioni, degli stimoli. Io credo che se uno vede quello che accade si rende conto che tutto il linguaggio è imbarbarito, ma in una maniera esponenziale, cioè non si può più fare un commento su una città, su un sindaco, su una cosa eccetera, senza che non scatenare una rissa verbale anche con amici. Io ho rischiato, per scrivere cose molto innocenti, magari dei commenti critici eccetera, di litigare con amici soltanto perché scrivevi un'opinione diversa eccetera eccetera. Alla fine ho detto: sai che faccio, non scrivo più. Quindi io per mesi, ma mesi, sono mesi che non scrivo un commento su Facebook e mi limito a
inserire ogni tanto dei commenti nelle bacheche degli amici, oppure a fare gli auguri di compleanno, le cose che Facebook ti ricorda quotidianamente sul telefonino cellulare, e limito a quello la cosa. Che succede? All'improvviso Facebook dice: ma questo perché non interviene più? Io ho 2800 amici, che poi sono persone che nel mio lavoro eccetera sono reali, non sono fantomatici, no? In più ho un altro profilo quando uscì il libro, sia quello sul ballo, sia quello sulla storia di Berlinguer eccetera, che ha altri 5000 amici su un altro profilo sempre legato a queste attività eccetera eccetera. Quindi tantissima gente dice: perché questo non scrive più? E quindi sai come che fa Facebook? Mi manda richieste di amicizie improvvise di gente sconosciuta. Quindi io ricevo giornalmente 10, 20, no, per sollecitarmi a reintervenire, perché loro sono comunque interessati, perché la comunicazione funziona anche così, cioè attraverso lo stimolo della comunicazione medesima che si deve rinforzare quotidianamente queste cose. E quindi devo dire che comunque non mi hanno molto stimolato in questo senso. Allora io dico: perché le indicazioni di Massimo sono indicazioni che mi convincono? Perché penso che in realtà ci vorrebbe molta più sobrietà in realtà in tutto questo. Mi ha colpito, credo abbia colpito tutti, il fatto, anche perché umanizza delle situazioni che apparentemente sono fuori dalla nostra portata. Faccio l'esempio: muore Totò Riina e improvvisamente Facebook cancella le pagine commemorative della morte di Totò Riina, che io neanche posso immaginare che esista una pagina commemorativa di Totò Riina, perché non mi verrebbe mai in mente. Però in realtà rende tutto molto più familiare di quello che uno apparentemente pensa. Dice: ma che è quel mondo lì, la mafia, la cosa, aiuto, no? Ti viene un po' di spavento, no? E poi pensi invece i figli, gli amici dei figli e migliaia di gente che dei paesi limitrofi al paese di Totò Riina che commemorano, eccetera, e questi che cancellano e poi che rimettono, eccetera. Ecco, tutte queste cose in qualche modo ti inquietano, no? Così. Allora lì il tema è come rendere più elegante, come rendere più sobrio, come rendere più accettabile, diciamo, la comunicazione su queste cose. Io non lo so, io credo che ci potrebbe essere un'improvvisa implosione del sistema, nel senso che si aggiunge un livello tale di volgarità, aggressività eccetera, che a un certo punto la gente istintivamente si ritrae da queste cose. Però se vedo poi che sul profilo WhatsApp quotidianamente mi arrivano da amici, ogni giorno bombardato di vignette satiriche, cose pornografiche o semipornografiche, cose aggressive contro il governo, contro l'opposizione, non cambia, cioè è tutto uguale, eccetera. Non so se effettivamente questo sarà così. Ecco, quindi io diciamo apprezzo moltissimo lo sforzo di Massimo e penso che noi qui a Palazzo Serra, dove c'è l'Istituto di Studi Filosofici, si possa solo rivendicare la speranza che la cultura modifichi o migliori un pochino le cose del web. Però devo dire che sinceramente questa cura di tenersi fuori un po' da questa cosa a me perlomeno mi ha fatto star meglio. Ecco, questo dico. Vuoi anche dire due parole su quando invece presenteremo il libro di Mario? Perché mi aspettavo. Ah sì, scusate, scusami, sì, mi sono scordato. Tanto, no, io penso sempre che bisogna parlare poco, quindi no, non mi piace parlare troppo. No, allora lui libro su Berlinguer. Allora lui fa riferimento, esatto, no, Massimo, noi abbiamo, era Mario D'Urso, a cui fa riferimento Massimo, era mio cugino, anche amico, Massimo l'ha conosciuto bene, ed era un maestro di eleganza, diciamo, è stato eletto anche l'uomo più elegante del mondo nel 2013 alla rivista Vanity Fair. Insomma, era un personaggio un po' particolare Mario, è veramente un simbolo di un altro mondo che proprio di un'eleganza che non esiste più, diciamo, di uno stile, di un modo di rapportarsi alla vita, anche un modo di vivere le cose che era diverso, perché era diverso il mondo, erano diversi i tipi di rapporti che c'erano. Comunque io ho avuto la fortuna e anche l'onere, in parte, perché è stato molto impegnativo, di avere da Mario in vita il lascito di tutto il suo archivio, l'archivio fotografico e archivio di epistolare, raccolta stampa. Lui era un grandissimo collezionista di tutte le cose più impensabili. Io ho calcolato più o meno. Io l'ho invidiato per questo, perché veramente. No, adesso vi dico anche cosa ho scelto di fare, ecco, perché tu, bravo, non lo sai. No, allora, 120 album
più o meno di questa dimensione, con le foto più incredibili del mondo. Diciamo, Mario D'Urso passava dalla famiglia Kennedy alla famiglia Marcos, culture, opinioni politiche, orizzonti politici completamente diversi, opposti. La famiglia dello scià di Persia, la famiglia Agnelli, poi Bertinotti, cioè, per dire, cioè, i re d'Inghilterra, i re di tutto il mondo, poi insomma tutte le cose, ed era accolto, accettato dappertutto, quindi aveva vissuto. E quindi le foto testimoniano questo mondo incredibile, che devo dire io non avevo neanche l'idea di che cosa fosse. Comunque ho lavorato con il Sole 24 Ore, perché lui mi ha chiesto di mettere insieme una storia, di raccontarla in modo il più sobrio possibile, quindi siamo in tema, di farlo attraverso la documentazione di immagini e attraverso le interviste che lui rilasciò negli anni ai giornali, per cui non mi sono messo a scrivere assolutamente niente, perché sarebbe stato un di più rispetto a una storia che non aveva bisogno. Avevo messo solo in ordine i fatti, gli ho dato un ordine logico, li ho colorati in una veste pop, perché lui era un personaggio abbastanza pop, e ne è uscito un libro, devo dire che a me piace, ma è un libro di queste dimensioni, cioè un libro da tavola molto grande, di fotografie, edito dal Sole 24 Ore Libri, e che uscirà formalmente nelle librerie e in presentazione in giro per l'Italia ad aprile. Quindi è ufficiale, e quindi è un modo per non solo ricordare una persona, ma per ricordare un'epoca, per ricordare uno stile, per ricordare un mondo che, insomma, al quale Massimo è molto legato, perché poi si è ispirato anche per alcune cose. Poi Massimo ha anche realizzato un premio nel nome di Mario negli Stati Uniti, insomma ha fatto tantissime cose che lo ricordano, e quindi a me fa molto piacere. Ma credo che sia, se stasera arrivassero più tardi gli amici di dell'INIAF, mi farà molto piacere, perché quest'anno il premio al Premio Eccellenza Italiana, avete visto, l'abbiamo voluto anche dedicare alla memoria di Mario a Washington. Io ti ringrazio molto di questo intervento, però volendo approfittare dei nostri ospiti per almeno un quarto d'ora, voglio dirvi che ecco, non risponderò alla questione interessantissima del litigio, io ho un'opinione, magari ce la diciamo dopo, perché poi alla fine devi risolvere il problema. Io qui non voglio dare le risposte, voglio sollevare le domande, anche perché mi aspetto che ciascuno di noi poi adotti una risposta, per cui la risposta che ha dato Francesco è quella sicuramente molto intrigante, ma fate voi. Io mi sono fermato appena un passettino dopo, perché io invece partecipo al dibattito, quindi dico la mia, dopodiché, come vedo che si alzano i toni, faccio una battuta, quindi veramente faccio ridere le persone, e quindi si chiude con una risata, per far capire che a me tutto sommato la vita è a 360 gradi e non i 90, i 180 della politica. Invece io volevo ringraziare ancora voi che siete venuti, e siccome parlavi di piattaforma, e qua ci sta Roberto D'Angelo, che a Napoli, no, un po' la storia che si raccontava fuori tempo, abbiamo creato una cosa importante, Roberto, quindi ce l'abbiamo a Napoli. Stasera tra l'altro sei atteso colpo di teatro da Giorgio Mulet, che sta a questa cena, per cui fu molto simpatico che queste cose del web accadono nell'anonimato più totale. Poi dopo c'è qualcuno che invece ha memoria storica, perché qui si lascia traccia nel web e si dà l'onore delle armi. Quindi le regole sono strumenti nuovi, ma le regole sono quelle del passato. Anche nel passato, no, magari non c'era il web, però non si perdeva la memoria storica, non c'era rispetto per il prossimo. Qualcuno invece che ha rispetto per il prossimo poi ti dà dell'onore delle armi. Quindi mi farebbe piacere se ci fossero degli interventi da parte del pubblico. Il primo è obbligatorio, però, quindi Francesco Rippa, non puoi esimerti dal dire due parole. Ecco, non ti puoi esimere, quindi mentre gli altri, Roberto, mi farebbe piacere che intervenisse Arturo, che è un indimenticabile sindaco di Napoli, è vice sindaco di Napoli, ho piacere a vederlo qua, così come tanti cari amici che sono venuti. Avete visto quante volte ho stretto la mano e ho dato una carezza, almeno idealmente, ecco, anche Nicola. Insomma, mi farebbe molto piacere se voi che avete questi profili così impegnati a raccontare il bello ci sia qualche intervento. Francesco? No, tu mi oscuri una parte, però quello è il tuo sito, perciò è divertente, perché è il sito di Fenalca. Grazie. Vuoi parlare al microfono? Forse anche meglio. No, no, mi sentite? No? Francesco Rippa, prego. Intanto, due bellissime
Massimo, ovviamente quando ero piccolo praticamente quando è arrivata la televisione abbiamo esultato, quando è arrivato il vero, cioè abbiamo, secondo me in questi 60-70 anni abbiamo attraversato delle tante evoluzioni tecnologiche che sono veramente schizzate in maniera incredibile, quindi diciamo in qualche maniera siamo un poco un po' cicaniati in queste cose. Naturalmente la mia ipotesi, cioè 6 anni che è nata con Facebook, è nata con voi, queste cose non sarebbero proprio queste difficoltà. Però vedo anche un'altra cosa, che tutte le difficoltà che si stanno riversando ora, eccetera, siano legate a tutti nessuno in momenti storici che quando ci sono queste rivoluzioni quasi sempre sa un momento assolutamente. Sì, anche un momento di stanca e poi di rilancio, è vero. E per esempio una delle motivazioni che è importante superare è proprio di muoverci su questo canale. Ecco, facciamogli un applauso di incoraggiamento per il profilo Facebook. Con chi presente il proprietario del palazzo? Io personalmente c'è anche il costruttore, abbiamo capito, quindi ci sono tutte le responsabilità abbiamo stasera. Quindi abbiamo servito, abbiamo fatto le cose, il seguito è stato giustamente veramente importantissimo per la presenza di soggetti importanti, poi qua è stato Norberto Bobbio, insomma poi citato Gadamer, Popper, cose ben di in questo momento. Forse voi sapete bene che questi ultimi anni e io piccolino ha sofferto, questa è una cosa incredibile, un po' curato in questi anni per una serie di problemi legati a fatti e ovviamente legati a questioni di natura finanziaria. Di natura finanziaria che poi sono stati determinati da questo, forse non lo conoscete, una serie di interpretazioni sbagliate, chiamiamole sbagliate, per dire, da parte del Ministero, e di più che praticamente è scritto inopinatamente il sito per i fini finanziari. La pendenza di 15 anni per riconoscere quello che giustamente è stato. Ora è chiaro che tutta questa attività che abbiamo penato questi anni, questo, noi siamo anche dei gruppi, quindi dobbiamo immaginare che è molto strano. Adesso ci stiamo un attimo muovendo sulla ricostruzione, sul riportare il sito, stasera forse entrambi, una serie di riunioni. Stanno arrivando tutti per far capire che siamo pronti a ricevere tutte le iniziative e quindi stiamo sviluppando una serie di iniziative di cui voi sarete informati che coinvolgeranno un po' tutte le forze del campo che si può andare avanti e che può conservare questi stati molto importanti. Non vi dico che cosa stiamo pensando, ma vorrei anticipare quello che il Presidente mi ha detto. Siamo vicini a Massimiliano, stiamo lavorando moltissimo per mettere a posto i conti, chiamiamolo così, e stiamo lavorando molto grazie alla direttrice Barilini che si sta interessando moltissimo, che ha fatto un effetto, ha messo su una serie di attività importanti dal punto di vista degli interpreti di incontro che si faranno partire il 2018, quindi stiamo cercando di recuperare per il sito che siamo un po'
pessimamente, come giustamente si ricorderà. Quindi il mio intervento, la mia sollecitazione a voi, che siete sicuramente parte importante di questa città, di stare vicino agli istituti di Sellucci, di dare apporti di tutti i generi, sia come dire materiali possibile, ma anche fondamentalmente cercando di capire come possono essere intervento di portando risorse all'istituto che vengono determinate da necessità che abbiamo qua. Questo necessità è la sia, come diceva Francesco, scusa se lo chiamo Francesco perché mi chiamo. Beh, puoi anche chiamarlo Duca Serra di Cassano. Due Patrizio, quindi è divertente là. Per strutturare una serie di opere importanti che stanno in questo palazzo, quindi stareci vicini, seguiteci e dateci tutti gli apporti, sia materiali e immateriali che possono essere quelli sui semici, i possibili progetti che possano avere interesse a, tra l'altro diciamo a investire, ma si fa per dire, nella cultura. Quindi questo volevo sottolineare, seguiteci e seguiteci anche sui social, allora, anche sui social, anche sui social, incoraggiamolo con un applauso, perché non basta soltanto il social di Fenalca, ma anche il tuo profilo Facebook. Volevo aggiungere una cosa che forse non si ricorda. Nel il palazzo, no, perché giustamente lui dice il proprietario è, cioè il proprietario, allora funziona così, cioè questo palazzo ha il, no, per chi non lo conosce, no, il primo piano, cioè questo piano che è il piano nobile del palazzo, che era l'ultimo abitante Serra di Cassano di questo palazzo, è stato mio nonno, che si chiamava come me Francesco e che lo ha tenuto fino al 1980. Nel 1981, esatto, lui lo re, perché qui dopo la guerra, durante la guerra fu bombardato, soprattutto nel salone d'ingresso, quello dove si entra, c'era un buco che era un cratere dovuto a uno dei bombardamenti americani alleati sulla città. Dopo divenne la sede del comando alleato delle forze alleate su Napoli. E dopo fu restituito alla famiglia, che lo restaurò, e diciamo nel 1959 il palazzo era restaurato e fu inaugurato con il ballo per le Olimpiadi del 1960, perché le regate veliche si facevano a Napoli, bla bla bla. Nel 1981 allora ministro Vincenzo Scotti, era ministro dei beni culturali, ci fu la cessione del palazzo allo Stato, per cui lo Stato è diventato proprietario del palazzo, della parte nobile del palazzo, perché chiaramente il palazzo è abitato da tantissimi appartamenti che sono di privati. Nell'atto di cessione allo Stato c'era la clausola importante che il palazzo mantenesse una destinazione d'uso culturale. Allora, questa cosa è fondamentale perché di fronte alla crisi dell'istituto, quello che diceva adesso Francesco è assolutamente vero, cioè l'importanza strategica di non lasciare che questo palazzo poi muoia, perché senza l'attività che ha avuto l'istituto, senza una destinazione culturale, questo palazzo si spegnerebbe, diventerebbe un'opera chiusa, invece oltre che un portone chiuso dietro, un portone chiuso anche davanti, cioè praticamente avremmo una inutilizzabilità di uno spazio invece molto importante per la città, tanto più mi preoccuperebbe se diventasse un luogo di matrimoni, no? Ecco, facciamo, ecco, il castello dei matrimoni, guardando diciamo la telecamera, no, guardando la telecamera, perché le immagini, certo, però questo appello di Francesco Rippa credo che veramente lo dobbiamo fare nostro, perché nella motivazione della scelta di questa sera vi avevo detto appunto che con la telecamera e con l'impegno di diffondere questo ragionamento anche attraverso la questione del libro, che stiamo facendo presentazioni in tutta Italia, tra l'altro ora con la collega di Striscia la Notizia siamo a Palermo, abbiamo detto giù a Bari, a Salerno a gennaio, per cui stiamo facendo queste presentazioni un po' in tutto il paese.
Ecco, queste immagini ci tengo tantissimo per Milano, per Torino, dove invece ci sono delle associazioni culturali che hanno necessità di un luogo di incontro nazionale adulto, perché nel frattempo il mondo è cambiato e Napoli attrae interessi internazionali e quindi vogliamo avere una piazza internazionale. L'Istituto Italiano degli Studi Filosofici appartiene non solo a Napoli ma all'intero paese, quindi anche a tutti gli amici che vogliono dai diversi territori del paese avere una piattaforma d'atterraggio, così utilizziamo sempre questa espressione piattaforma che a voi piace tanto, così siamo anche 4.0. Avevo piacere quindi a far dire due parole a Nicola che sta in piedi e quindi viene subito, Arturo si prepara, Roberto non si è mosso ma vorrei tanto che si muovesse e quindi vi do anche via via i libri che vi ho così parlate e vi portate a casa il libro. Una cosa importante, chiaramente la dico dopo, ecco perfetto, perché sennò sembra volgare, che sembra che ti regalo il libro. Grazie. E poi diciamo di questo invito, lusingato ed onorato in questa serata con questa platea e anche naturalmente per la presentazione di una cosa che è sicuramente di grande valore e qualità, anche perché alla fine metti insieme... Sono metà uomo e metà telefonino. Ecco, dobbiamo essere tutti connect people, naturalmente come insegni anche tu, in una logica di visione, perché ho sentito prima la citazione di Hans Gadamer, che era una realtà, il quale diceva la riflessione è il rilucere della non latenza, cioè tutto quello che non è latente alla fine riluce. La realtà forte dei grandi valori, dell'identità di una Napoli che si sta riscoprendo in questa maniera, anche tu in qualche maniera una luce disvelata, insomma oramai lontana e vicina, in una logica che la forza qual è? Quella di rendere, attraverso anche il discorso della realtà in cui in questa opera che è importantissima perché dà delle regole comportamentali di come è possibile essere presenti in una logica, nella dimensione di una realtà globale. La connessione del telefonino, cioè la realtà delle tecnologie da cui non si può prescindere. In una logica, così siamo nella casa della filosofia, in cui la tecne era la maniera e lo strumento per potenziare la capacità della capacità intellettiva, che è stato sempre un grande crogiolo fondamentalmente qui, che è stata la realtà che ha consentito a grandi realtà di potenziarsi e di diventare, come dire, la cultura occidentale prevalente per la ricchezza, il reddito, il benessere e l'occupazione. Partendo e ripartendo da questi valori, l'etichetta fonda la logica, diciamo, praticamente del network con quella che è la regola comportamentale, principi, valori, etiche ne abbiamo praticamente da vendere, anche in questa logica riprendendo il valore della conoscenza di quelli che sono i valori assoluti e trascendenti che sono passati di qua, fino anche per esempio da Napoli nella prima dichiarazione della garanzia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali dell'uomo, che sono partiti tramite Tocqueville, voglio dire, da una persona che era Filangieri, praticamente da Napoli, che tramite Tocqueville ha trasfuso nella prima dichiarazione dei diritti dell'uomo e indipendenza americana, che è stata poi riproposta... Gli diamo 30 storia con il vostro applauso però, perché sennò non abbiamo tempo e quindi non ti dimenticare la copia del libro. Nicola, volevo far dire invece due parole all'unica persona citata nel libro, ce l'abbiamo, e qua è il nostro Roberto. Non ti devo regalare il libro perché mi pare di avertelo già generosamente contraccambiato, perché noi stiamo raccogliendo, lo facciamo con grande genuinità, quindi anche con manina nascosta. Chi vuole lasciare, chiaramente Maria Rosaria, ricordati che già mi hai dato i soldi a Casoria, quindi non c'è bisogno di dare i soldi a tutti gli eventi, bravissimo. Però pure tu lo vuoi comprare un altro, le volete regalare. Comunque vi ringrazio perché abbiamo raccolto moltissimi danari che domani verranno dati alla... Allora, io mi emoziono un po', però per me questo libro, voi sapete che si vende su Amazon a 3,50 euro e io vi invitavo a comprarlo là. Vi avevo detto che era in omaggio nella versione online e io vi ho invitato a prenderlo tantissime volte, tanto che sono diventato best seller di Amazon. Poi abbiamo dato questa opportunità per raccogliere i soldi per l'associazione di Maurizio che è presidente e io ieri l'altro a Roma sono stato citato da Gianni Letta, da... Io mi emoziono addirittura a parlare, da chi mi ha citato? Coni, quella del presidente, come si chiama? Malagò, grazie. Da Malagò, ma prima di tutto da Gianni Letta,
che mi hanno ringraziato perché ho premiato il primario dell'ospedale del Policlinico Gemelli. Allora, a me il messaggio di stasera più importante di tutte le situazioni è che il web è uno strumento. Se noi ci mettiamo del bene, facciamo bene. E come la rete? La rete può essere una cosa molto importante, e una battuta ti prego di farla proprio sul commercio elettronico, può aiutare le aziende se facciamo delle cose che abbiamo detto di fare e che Giorgio Mulet ce le dovremmo andare, perché Giorgio Mulet aspetta per dirti altre parole incoraggianti. Altrimenti il web sarà una cosa negativa e cattiva perché non la utilizziamo a fin di bene. Questo è il messaggio che volevo fare, sono riuscito a dirlo e sono contento. Io sono napoletano, quindi che ha seguito, diciamo, negli anni, diciamo, iniziali, valutandolo, diciamo, da un punto di vista economico. Quindi il web è social, quindi possibilità di interscambio di incontri, quindi Facebook è stata una grande opportunità per poter, io ho incontrato tanti amici, no, che non vedevo. E quindi la finalità e quindi quello che è il modello, diciamo, poi d'ingresso è selezionabile, perché noi quando entriamo all'interno dei post possiamo tranquillamente scegliere e decidere attivamente, quindi. Ed è una grande condizione nel quale l'elemento pervasivo è fondamentale, perché quanta televisione abbiamo subito attraverso i mass media tradizionali che non ci facevano scegliere in termini di pervasività dell'informazione. Io accendo un televisore, non scelgo quello che voglio sentire. Abbiamo fatto per tanti anni sui nostri canali televisivi, addirittura si è costruita una condizione illiberale dell'informazione schiacciata verso un'utenza che poi alla fine non ha avuto più quella libertà di scegliere. L'elemento di pervasività nasce col televideo, quindi quando noi abbiamo incominciato a premere i primi tasti per selezionare le notizie di gradimento, questo elemento è aumentato con la rete, perché nella rete io attraverso un front-end di scelta, che è un www, scelgo e seleziono, voglio dire, qual è il mio reale stato di necessità. È chiaro che tutto questo va dosato. Tutti gli eventi straordinari hanno bisogno poi del modello culturale, della scelta e del controllo. La rete attraversa una condizione libera, nasce sul modello americano, falsamente liberista, perché poi, voglio dire, non riesce a determinare quel controllo, e tutto questo oggi si apre ad un mondo che poi entra nelle fasi economiche, determina il controllo delle nostre informazioni su questi famosi big data. Noi, quando noi scriviamo su Facebook, noi diamo delle notizie, conoscono le nostre visioni politiche, conoscono le nostre scelte, ci chiudono in un format e in questo format decidono un disastro di quelle che sono delle strategie. Purtroppo esiste il fatto che c'è un'analisi, tu parli per parole, voglio dire, bisogna poi cercare di trovare il fatto che gli altri facciano le cose, noi siamo figli. L'intervento di Guardasso, come lo compiace, cosa ve lo spiego i numeri, che economicamente noi abbiamo 509 miliardi di fatturati di euro in rete, abbiamo la necessità di 76.000 figure nel digitale, entrano nel nostro paese delle multinazionali che controllano il mercato, i nostri giovani vanno a fare oramai anche non più classe dirigente, quindi entrano in un mercato che cresce, ma ci entrano per fare i facchini in Amazon, non so se avete sentito. Bravissimo. Allora il problema poi va affrontato, perché il problema va affrontato non dall'imprenditore, che ha una sensibilità sul problema, perché poi normalmente succede anche questo, ma gli asset di scelta. Calcolate che nelle politiche di rilancio di internet sono state politiche in America tra i repubblicani e i democratici. Quindi la grande scelta strategica dello sviluppo della rete nasce su base dello Stato, sulla scelta democratica che poi ha aperto a queste famose Silicon Valley, che sono dei poli di generazione di controllo sul piano mondiale. Quindi noi ci siamo tutti osservati. Quindi esiste un grande regolatore. Esatto, quindi siamo tutti osservati e dobbiamo non solo capire il fenomeno dell'osservazione, ma candidato, capire esatto, un elemento di trasformazione di base per generare poi... Il candidato si avvia alle conclusioni, perché qua sta la giuria che fa... C'è il Marchese Pierluigi che ha già cominciato a fare un taglio molto garbato, lo fa sotto al tavolo, per cui io sono il plebeo, il tribuno della plebe. Nel libro Massimo Micita, perché insomma io poi sono stato quello che poi ha iniziato, voglio dire, a
Napoli, quindi Napoli c'è digitale, stiamo sviluppando delle piattaforme per contrastare il modello americano, e tutto questo poi nasce a Napoli, perché fondamentalmente le nostre attività di sviluppo sostenibile si avviano a determinare. Quindi il prossimo incontro è Francesco Rippa, Roberto D'Angelo. Esatto, esatto, vi dovete vedere con Pagione. Una notizia, almeno. Gli facciamo un applauso con 30 e lode per Economia 4.0. Economia 4. Stiamo dando. Arturo Del Vecchio, non ti puoi esimere, anche perché devi venire a ritirare una copia e fai almeno un saluto. Ti prego, perché ogni volta che ti vedo ricordo anni, uffici condivisi, risate, amici, anni bellissimi, anni stupendi. Anni stupendi. Che dico, io sono venuto perché Massimo mi ha invitato. Quelle rare occasioni in cui ci possa vedere. Io ho conosciuto Massimo, che era un ragazzino sveglio e intelligente. Vabbè, mo mi devi fare come vuoi. Ho avuto un'evoluzione incredibile. E si è perso Massimo. No, ha fatto delle cose, sei una persona eclettica, quindi ti riconosco questa grande capacità. È andata bene. No, infatti, sicuramente. Volevo dire una cosa, io credo che sui filosofici, io ero amico dell'avvocato Marotta, no? All'epoca io stavo al comune, ma anche un po' aiutato certo. Diciamo, i rapporti col comune, con la regione Campania e così, perché il sud è stato un grande motore di sviluppo culturale, che oggi manca, perché io credo che... Però, diciamo, cultura significa crescita. Bisogna creare le condizioni perché a Napoli ci cominci... Dobbiamo ritrovarci qua, Arturo, no, dobbiamo ritrovarci. A me fa impressione una cosa, per noi ormai di Napoli ce ne fotte parliamo niente. Per immagini. Sì. Allora è cresciuto il turismo, poi vediamo che siamo molto indietro a Milano. Sì. Napoli rispetto a Milano. No, perché da 100 siamo passati a 105, non è che siamo passati da 100 a 500. Se noi riflettiamo, noi siamo molto indietro nei posti nel numero di turisti rispetto a Milano, che è una città diciamo vivace, e una parola chiudi. Sono pochi, infatti abbiamo un numero di posti letti bassissimi, ma molto inferiore a Sorrento. Per cui voglio dire, allora l'istituto secondo me c'ha bisogna ricominciare a discutere le persone. Ecco, perfetto, questo è un bel messaggio. Politica, non partitica, bravo. Voglio dire, perché purtroppo oggi diciamo, una forma di discussione solamente non politica, ma partitica. Allora vi dico, giusto per ringraziarti e per chiudere anche il cerchio, che bisogna ripartire da queste parole, non è presente Massimo Milone, che vedo domani a Roma e che anima con Marco Salvatore il Sabato delle Idee. Sono quelle le iniziative, pochissime, stiamo vicino a quelle, cerchiamo di ripartire da quelle. Qua ti aspettiamo. Io la mia disponibilità, se posso essere utile, se vogliamo fare qualche cosa, bravo. Da questo punto di vista, bravo. Cominciamo a dialogare anche sui problemi veri di Napoli, perché guardate, l'unica cosa che voglio dire, con questo concludo, io sono veramente preoccupato, perché credo che sempre Napoli oggi vive una condizione, voglio dire, noi oggi vediamo Gomorra, quella è la storia della Gomorra, oggi c'è un tipo di Gomorra molto più infida e molto più pericolosa, che ha pervaso la nostra economia, ha pervaso i nostri ambienti professionali e nessuno ne parla, il che è molto, secondo me, pericoloso. Allora, iniziamo da quello. Iniziamo a ridiscutere. Tutto intervento, disastro. Perché nessuno parla, perché non succede niente. Va bene. Grazie Arturo. Ultimo intervento che ho visto, perché non vedo altre mani alzate, quello di Alfonso, che è molto gradito perché Alfonso abbassa l'età degli interventi ma non la qualità. Allora, dove vuoi parlare? Da lì? Ti ricordo che anche a te. No, vabbè, ma penso vada bene, no? Tranquillamente. No, io sì. No, io voglio semplicemente salutare Massimo e ringraziarlo per avermi dato la possibilità di leggere questo libro. L'ho scaricato in PDF perché poi sono nativo digitale, come hanno citato prima, quindi
però il cartaceo mi piace, infatti poi prenderò anche il cartaceo. E ti voglio ringraziare perché hai dato una visione di internet che è quella che piace a me da professionista della rete, perché insieme alla società di consulenza con cui collaboro portiamo avanti proprio un discorso del bene che c'è, delle potenzialità che ha internet, del bello che ha internet se usato nella maniera giusta. Seth Godin diceva: noi viviamo nell'epoca in cui il piccolo è il nuovo grande, perché il piccolo ha le stesse carte da giocarsi del grande sulla rete. E abbiamo avuto tantissimo successo con le aziende dove siamo entrati, perché abbiamo deciso di affrontare non il mercato in maniera malsana, non discreditare il nostro avversario come avviene nell'offline molto spesso, ma nel portare il bello che c'è nell'azienda. Un'azienda sartoriale, facciamo vedere come si fabbricano gli abiti. Non diciamo che siamo in iper sconto per vendere, facciamo vedere che noi valiamo di più, diamo quel quid in più, e ci ha portato a quadruplicare il fatturato di un'azienda di cui, vabbè, sono stato appena nominato anche direttore commerciale, però l'abbiamo fatto portando il bello, non screditando gli altri, non buttandoci nella ressa dei prezzi. Questo perché Facebook, Instagram, condivido, possono essere la panacea di tutti i mali, da un lato, ma possono essere anche la possibilità di un'azienda piccolissima di Casoria o di un'azienda piccolissima del Borgo Vergini di far vedere quello che sa fare. E tutto sta nel come si parla e con chi si parla, perché il discorso che ha fatto ad esempio vincere Donald Trump le elezioni, di cui noi in piccola parte ci siamo entrati in maniera molto lieve, è quello della community. Nel momento in cui ti crei una community di persone che sono interessate a te e parli nel loro stesso linguaggio, loro ti ascoltano e poi ti apprezzano, insomma. Ecco. Poi, per non ultimo, voglio soltanto collegarmi al discorso culturale, perché stiamo lavorando anche con una startup di Napoli molto molto attiva, fatta di giovani, che si chiama Meridonare, che ha elaborato una piattaforma di crowdfunding volta però a sostenere soltanto i progetti culturali. Quindi noi l'abbiamo affiancato nel marketing, l'abbiamo affiancato nel marketing di alcuni progetti come il rifacimento di porte di chiesa, ad esempio la chiesa della Nuzia da Cannato. Ma è quella di Gaetano, Adesso stiamo seguendo un progetto di lancio di tu pure voglia, sì. Ma è nato su web, è una piattaforma web. Quindi cosa significa? Questa piattaforma senza internet non sarebbe nata, tanti progetti, €1,5 milioni in 3 anni non sarebbero state raccolte per loro. Bene, grazie dei tuoi messaggi, anche per te un applauso. A questo punto credo che non ci sono altre considerazioni che volete fare. Carlo ha detto, io raccolgo i commenti di Carlo: fantastico, favoloso, terribile, sono tutte parole, sono tutti aggettivi, il suo intervento già l'ha fatto, è esatto, un disastro, ci sarà anche un disastro. Ecco, no, però tutti vogliamo un saluto, tutti vogliamo un tuo saluto. Fai un self promotion. Non ho nemmeno letto, no, non so fare self promotion. Non so fare self promotion. Ma per te, sì, la posso fare. No, ma anche e devo soprattutto leggere questo libro, ecco, che ha il grande vantaggio di poter essere letto anche dai presbiti come anche me, perché è scritto a corpo 14, è una cosa meravigliosa. Anche lontano, anche da lontano. Questo è magnifico. Ma anche per i non italiani che studiano l'italiano, sono tanti. Voi tenete conto che io il libro l'ho presentato per la prima volta a New York al cardinale Dolan e avevo dato una copia a mia nonna di 92 anni e di conseguenza i due hanno detto questa cosa stupenda di dire: ah no, ma questo per il mio italiano io mi migliorerò, lo leggo la notte. La nonna diceva: ma prendete, l'ho fatto per me, perché pensavo che fosse una non copia. Non c'è dubbio, e io che sono prossimo all'età della nonna, devo dire, lo leggo con grande gioia e senza alcuna fatica. Il che è sempre una grandissima cosa. Poi tu me lo devi ancora perché sì, sì. Se tu lo fai adesso mi fai cosa grata, e però voglio dire che l'eleganza sul social è un po' una contraddizione in termini, perché siccome il social è proprio democrazia pura assoluta e l'eleganza non lo è, allora queste due cose insieme suonano strane. Benissimo.
questa cosa è, sei il primo da allora, dirla proprio con questa certezza, è un disastro, diciamo, è un disastro. Quindi tu dici che l'eleganza sul social non può esistere, una contraddizione di termini, cioè, certamente sulla pagina di Francesco sarà bellissima, elegantissima, meravigliosa, la pagina di un altro signore lo sarà molto meno. Cioè, questi tentativi, questo percorso, questa democratizzazione non fa parte dell'eleganza. L'eleganza appartiene ad un mondo un po' più ristretto. Pertiene molto bello, è vero? Perché noi giochiamo così. Però invece, attiene. Va bene, facciamoci allora un applauso. Sì. Guardi, grazie.